All'interno della proposta di riforma economica del nostro paese da parte del Movimento 5 Stelle possiamo trovare l'istituzione della banca pubblica di investimento sulla scorta di quelle che ad esempio sono istituzioni già presenti, operanti con questa mission in Germania e in Spagna. La prima domanda che mi sento di fare è: abbiamo bisogno noi italiani di un'istituzione finanziaria di questa portata, visto che già esiste un altro interlocutore come la CDP, la Cassa Depositi e Prestiti? La mia risposta, in considerazione del deterioramento del tessuto economico per la piccola e media impresa italiana, è decisamente affermativa. Ossia, in questo momento purtroppo la mano pubblica è necessaria. Vediamo come i privati non sono più in grado di creare quegli equilibri che servono ad un modello economico in piena fase di mutamento a fronte del quadro che caratterizza lo scenario economico in Europa e nel mondo. Pertanto il nostro paese in questo momento necessita proprio di un cosiddetto nuovo soggetto finanziario che si ponga sul mercato come un regista, della crescita economica in ambito soprattutto per la piccola e media impresa operante in settori considerati strategici come Industria 4.0 o tutto ciò che è connesso alla digital era. In sostanza, quindi, un vero e proprio braccio finanziario per chi governa, in grado di dare sostegno, supporto, aiuto a chi andrà ad investire in attività economiche che sono considerate strategiche per il mutamento dell'economia in ambito globale. Secondariamente, mi sento di fare delle osservazioni o di sollevare delle perplessità in merito alla dimensione di questa istituzione finanziaria, che a mio modo di vedere è forse un po' troppo sottocapitalizzata, però come abbiamo visto in svariate occasioni in passato, il denaro in Italia, se serve, si trova, esistono le sorgenti da al quale andarlo a recepire. Proseguendo con questa view, abbiamo delle ipotesi relative all'operato di questa istituzione finanziaria in ambito legato all'edilizia, chiamiamola residenziale, quindi il sostegno, l'aiuto ad esempio a chi è giovane e necessita di acquistare un'abitazione, una prima casa. In tal senso, a mio modo di vedere, esistono delle altre strade da percorrere, in quanto non tanto la banca pubblica di investimenti, ma altri soggetti dovrebbero occuparsi di questo tipo di intervento a pioggia cascata. E infine, quello che mai dovrà accadere qualora dovesse essere implementata questa strada e quindi portare alla nascita di questa istituzione finanziaria, è trasformare la governance di questa istituzione in un ennesimo parcheggio di politici trombati vicini ad esempio all'establishment di turno, quello che purtroppo ha caratterizzato sostanzialmente tutto il panorama bancario italiano in questi ultimi anni, che vedeva come principale referente di controllo all'interno dei gruppi bancari italiani o le banche nazionali di grande dimensione le fondazioni bancarie, e abbiamo visto sulla nostra stessa pelle che cosa hanno fatto le fondazioni e soprattutto da chi venivano gestite e per conto di chi. In definitiva, quindi, è una proposta lodevole da portare avanti, magari rettificando un attimo il tiro e migliorando l'assetto complessivo dell'istituzione finanziaria e della sua metodologia di intervento.
Thank you.